Ciao a tutti amici a Scuola e Botte, oggi vedremo la top 10 istruttori. Voi direte: chi sono gli istruttori? Gli istruttori sono quelli che voi trovate nelle palestre, li trovate sia in sala pesi che nelle varie sale, aerobica, sport a combattimento, sport inventati, sport magici, trovate sempre gli istruttori e questa è la top 10 dei peggiori istruttori. Mi piacciono le mucche e non le mangio, mangio la frutta e l'insalata, la pasta asciutta senza formaggio. Le mucche sono molto gentili, sono affettuose ed educate. Se tu le abbracci sono caldissime e se le mangi sei un cretino. Numero 10. Al numero 10 troviamo l'esaltato. Chi è l'esaltato? È quell'istruttore che è sempre esaltato, cioè voi dovete fare 5 flessioni, 500 flessioni vi fa. E voi ti rimanete così, per esempio il sergente Hartman dei Full Metal Jacket. Avanti, non ti fermare, stupido! Fai queste 500 flessioni. Ah, avevamo detto 500, no, 5000! E voi state lì tutti sudati, sporchi, e lui che ve calcia e ve prende a botte, ve spinge, ve urla nelle orecchie. Un casino! Numero 9. Al numero 9 troviamo il perfezionista. Il perfezionista è quello che vi fa sedere sulla panca col goniometro. Ah, guarda, stai a 87 gradi, ti devi mettere a 90, ti fa. Un po' il furio della situazione, no? Sono quegli istruttori strambi, tutti precisi, con gli occhialetti, che prima veniva a parlare lucidano gli occhiali, ci hanno tutto preciso, poi vi prendono con la livella laser, vi fanno: guarda che ti sei messo male sul tappetino, lì c'è una leggera pendenza di 2 gradi, perciò se tu vuoi praticamente fare l'esercizio bene devi compensare questi 2 gradi. E tu gli fai: ma come li compenso questi 2 gradi? Adesso faccio ordinare praticamente una filino in gomma piuma che praticamente te lo compensa. Con questi uscite pazzi! Numero 8. Al numero 8 troviamo lo scopone. Lo scopone, il playboy, quello che praticamente qualunque cosa gli entra in sala, qualunque cosa gli entra nel corso, se la vuole inchiappettare, se la vuole scopare praticamente, no? È quello che dice: ah, è entrata una donna, perfetto, già sei messa in lista. Ma se entra una cosa che magari può somigliare a un essere umano, lui pure mette in lista pure quello. Attenzione, perché poi qualche uomo potrebbe scambiare pure per donna. Lui è molto tradizionale, perciò donne bionde, alte, magre, bassi, gli vanno bene tutte, non ci sono problemi. Lo scopone è pericolosissimo, perché poi non sai mai se ti racconta poi storie vere o storie false. Numero 7. Al numero 7 troviamo il nutrizionista. È quello che praticamente non ha mai studiato in vita sua, non sa niente, perché poi voi direte: magari c'è uno che ha fatto scienza della nutrizione. No, beh, questo è un ignorante, no? Ed è quello che a un certo punto vi fa: tu che stai mangiando? Ma guarda, io a pranzo mangio pasta, male, molto male. Allora limita i carboidrati di quel tipo e passa dei carboidrati migliori, e ti fa una lista di cose, ti fa tutta una serie di roba. E guarda, devi comprare i ceci della Bulgaria, perché i ceci della Bulgaria hanno delle proteine migliori e hanno una buccia più sottile che si digerisce più facilmente. Che poi questo fa scopa pure col pignolo praticamente, no? Poi te fa: senti, ma tu che ne pensi di mangiare adesso un pochettino meglio? E quello ti fa: ma guarda, io veramente mangio benissimo. Ma no, guarda, secondo me mangi male, perché poi te fa pure un check-up. Te guarda e te fa già check-up: no, guarda, tu mangi troppa pizza, poi hai mangiato troppi fritti. Guarda, io non mi posso mangiare i fritti perché ho il fegato gonfio, figurati. No, 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 tu ne hai mangiati troppi. Poi te fa pure la dieta personalizzata, no? Vedi, te la guarda, tu fai sta dieta e tu il giorno dopo stramazzi per terra, perché te fa una dieta, non c'entra niente. A uno secco secco gli fa una dieta ancora più secca, al ciccione fa una dieta super proteica. Se sbagliano sempre, sono matti. Numero 6. Al numero 6 troviamo l'assenteista. L'assenteista è quella figura di istruttore che dice: oh, oggi c'è maglio. Ah, bene, io non ho mai visto sto maglio, manco noi. E dossà, e che ne so, cercalo, sta in sala pesi. No, qualche voce dice che l'ha visto nella sala relax. No, qualcun altro l'ha visto nella sala crossfit. Ma dai, ma io l'ho visto in sala aerobica una volta, ma non era lui. L'avevo scambiato per lui, ma pensavo era lui. Sto assenteista praticamente o non viene proprio, che sarebbe la cosa migliore, o viene e sparisce, no? Entra: ah, vado un attimo in sala pesi che devo fare una cosa, a preparare delle schede a dei ragazzi.
poi vedi praticamente sta già al bar, poi al bar lo cerca, non ci sta manco il barista, ancora gli stacchia i soldi del conto perché pure assenteista al bar, tra l'altro. Poi se lo cercate, che ne so, va in sala aerobica, ah, guarda Maglio c'ha un corso adesso in sala aerobica, no ma guarda che lo sta a fare un allievo, chi l'ha incaricato? Maglio, perché? Perché Maglio adesso è dovuto andare in sala pesi che doveva fare la panca uno forte, che doveva fare le gare. Ma dove sta sta panca? Non c'è Maglio, non c'è nessuno, l'assenteista non lo troverete mai. Numero 5. Al numero 5 abbiamo il pessimista. Ah, il pessimista, voi andate in palestra. Salve, io sono venuto per migliorare un po' la mia condizione fisica. Lascia perdere, la palestra te rovina, te consuma, fa male. No, ma poi sei recuperabile te, ma poi te vedo, sei strano. Come fai a fare palestra? Non sei portato per lo sport? No, ma guarda, ma io sono venuto in palestra veramente perché vorrei recuperare un rapporto con mia moglie. No, qua tu moglie ci sta lo scopone, che quello poi si aggroppa subito, sei a finire il rapporto. Ma io veramente sarei venuto in palestra perché mi vorrei rilassare. No, quante rilassi proprio, lascia perdere, la palestra proprio rilassasse è impensabile. File per fare gli esercizi, file per fare i corsi, file per farsi la doccia, file per andare al bagno, file per iscriversi, file per disiscriversi, lascia perdere, il pessimista, qualsiasi cosa farete, direte, eccetera, non andrà bene, sarà un dramma, perciò è pericolosissimo. Numero 4. Al numero 4 abbiamo l'ex campione. Eh sì, perché poi i campioni, dopo che sono stati campioni, che vanno a fare gli istruttori, e noi avremo sempre un ex campione. E il problema è che questi non sono mai stati campioni e niente, specie nei sport a combattimento. Ah, io ho vinto 10 volte il mondiale, poi mi hanno fatto ritirare perché ero talmente forte che a un certo punto la mafia del super kickboxing mi ha detto: tu non combatti più, perché? Perché sei troppo forte, ci stai facendo saltare tutti i campioni. Allora mi hanno perseguitato, la famiglia, la casa, gli averi, tutto quanto, mi sono dovuto ritirare e adesso faccio qua. Ma se io combatto, dicono, distruggo tutti, ancora adesso, sono fortissimo, questi sono i super campioni, no? Oppure quelli della sala pesi, ah, io sono diventato Mister Olimpia, però poi me l'hanno tolto, perché mi hanno scoperto che avevo preso un caffè con la taurina 5 minuti prima, che poi era solo un po' di Red Bull ci ho mischiato, e mi hanno fatto il doping. No, come al culturismo non ho mai sentito il doping. Sì, me l'hanno fatto a me, mi hanno rovinato, hanno fatto andare avanti Schwarzenegger, mortacci sua. Ma come? Sì, ero un campione, ero una promessa, alzavo 5.000 kg, un giorno penso ho alzato i pesi, poi per sbaglio ho alzato pure un po' la colonna del palazzo. Ma dai, ma allora sei proprio bravo, sì, mo te faccio il tan campione pure io a te. Numero 3. Al numero 3 abbiamo il medico. Ah, questi sanno tutto, te vedono. Che c'hai? No, mi fa un po' male qua. Ah, quella qua è la cistifelia. Ma no, mi fa male qua la costola perché ho dato una botta. Quella è la cistifelia. Ma che sta a dire? Mi fa male qua la costola. Ah no, guarda, fidati. E so istruttore, ho capito, io sono andato al medico, il medico mi ha fatto una lastra, mi ha sentito, mi ha fatto pure una risonanza magnetica, ma quelle tutte stupidaggini, lo vedo io qua a occhio, te stai inchinato così, la cistifelia. Oh, ma se te dico che è la costola, c'ho proprio scric scroc, vieni qua, te la tocca, aia, vedi, la cistifelia. E questi sono i più pericolosi, perché poi tra l'altro vi vedono le patologie a distanza, vi fanno le lastre con l'occhio, vi fanno le risonanze magnetiche strillando. Ehi, ah, vedi? C'hai un rene che non va. Ma come c'è un rene che non va? Sì, ho strillato, ho sentito il ritorno. Sto rene non funziona. Te lo devi togliere. Levatelo sto rene. Ma come me tolgo il rene? Ce n'ho solo due. Beh, te ne levi uno, te ne rimane un altro, no? Te fanno operare, sono matti. Te fanno via le medicine. Te dove stai andando? Sto andando a casa. Passa in farmacia e piedi antibiotici. Ma come antibiotici? Sì, perché te sarei preso qualche malattia. Già te vedo, c'hai l'occhio un po' gialli. Magari una bella epatite, piedi antibiotici. Ma no, ma io veramente... Ah, oh, t'ho detto che stai male. Io sono l'istruttore, ma che non lo so, ne so ste cose. E te rovinano. Numero 2. Al numero 2 abbiamo l'integralista. L'integralista è quello che nella sua disciplina... Ah, no! Senta, io vorrei fare un po' dei pesi leggeri. O i pesi li fai pesanti, che ti scoppia il muscolo, o non li puoi fare, perché si fanno solo in questo modo. Ma scusi, io sarei venuto giusto per fare un po' di movimento, per non stare a casa seduto. O ti carichi i pesi, ti metti 50 kg per braccio minimo, te sei preso le proteine prima, te sei preso le proteine dopo, amminoacidi, creatina, ATP, boom 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 e chip pop, o se no è inutile, perché se no non si fa così. Numero 1. Al numero 1 abbiamo il top del top, il ciccione. Sì, perché voi andate in palestra e vi aspettate l'istruttore con fisico normale, non dico né troppo muscoloso, né troppo grasso, né troppo... ma normale.
perché se fa l'istruttore un minimo ce l'avete la presentabilità, no? Niente, qui c'è il ciccione, traborda con la panza e ve fa: no, ma io sono l'istruttore, sono bravo, cioè potevi dire 15 volte. Vorrei che gli fa una maglietta, ho scritto istruttore avanti, dietro, sul braccio, sull'altra spalla. A gente non ci crede, magari l'istruttore è quello, dai, non scherzo. Avrà trovato una maglietta a cercare di farsela entrare. No, quello è l'istruttore. Ma scusa, ma come può quello ciccione farmi da istruttore a me che voglio diventare normale? Non è che divento ciccione come lui a seguire i consigli. Fondamentalmente sì, perché se questo è ciccione ci sarà un motivo. Oh, mi raccomando, fai gli esercizi, questi ho fatti io, mi sono trovato bene. Allora ne faccio, gli fai. Ma come ne fai? Dai, ne so io l'istruttore, forza. Magari ne so io l'istruttore. Ma scusi, ma lei non è grasso? No, ma mica sono grasso, questa è costituzione. Perciò ragazzi, quando andate in palestra, attenzione a sti istruttori. Mi raccomando, ricordo a tutti gli amici di Scuola in Botte che abbiamo ancora disponibili gli adesivi, perciò richiedeteli. Per tutti gli iscritti al canale YouTube sono disponibili. Spedizione gratuita a casa. Mi iscrivete sulla pagina Facebook e ve li mando. Attenzione che stanno finendo. Non dimenticate le magliette di Scuola in Botte che trovate su stubeshopitalia.it nella sezione Gru. Con la maglietta Scuola in Botte in palestra sarete il numero uno. Perché? Perché chiunque vi chiede qualcosa: ma è che è de Scuola in Botte? Sì, sono de Scuola in Botte, che si vede? Scuola in Botte, braccio di ferro che me l'ha bruto con sfonna. Un saluto a tutti, alla prossima edizione.